riassetto dell'assistenza sul territorio, un manager per l'azienda ospedaliera che ancora non si trova con questa ulteriore proroga per la Lenzi, insomma continuate, anzi tornate ad attaccare ASL ed azienda ospedaliera universitaria, che secondo voi no, dove non vengono operate delle scelte importanti si rischia insomma di creare nuovi disagi agli utenti? Ma le criticità in sanità in questa provincia, in questa regione, sono macroscopiche e sotto gli occhi di tutti. Abbiamo però deciso sì, di denunciare i fatti critici, ma anche di formulare una proposta nella incapacità del governo di destra e di chi dirige la sanità a Salerno, mi riferisco ai vertici locali, di formulare appunto delle proposte che possano essere un contributo, se accettato come speriamo, per recuperare questi servizi. Anzitutto si deve partire da un piano di emergenza urgenza, sono 5 anni che si parla di questo, ma nessun parto è avvenuto finora. Senza questa indispensabile pianificazione è impensabile pensare ad esempio alla riorganizzazione della rete sul territorio, come pure è necessario recuperare questa medicina territoriale che è un po' abbandonata a se stessa, sembra quasi una sanità di serie B, indispensabile anche l'integrazione pubblico-privato accreditato, insomma sono secondo noi dei punti fondamentali che bisogna rilanciare. E poi c'è bisogno di sanità che faccia gli interessi di tutti, ancora troppe speculazioni, strumentalizzazioni, demagogie, sprechi e sperperi. Su questo credo che si debba cambiare pagina. È quanto diciamo da tempo, ma nulla accade. È emblematico il caso del manager del Ruggi d'Aragona, l'ospedale più importante della nostra provincia, che serve 1.100.000 persone, ma ancora non c'è, a distanza di 8 mesi, un direttore sanitario, un direttore amministrativo, è scaduto il manager, si va avanti per proroghe, è una nave che va in una tempesta senza guida, senza conduzione e rischia di travolgere, così come sta avvenendo, la sanità, tutto a discapito dei cittadini salernitani. Soprattutto quello che noi chiediamo è di non far pagare sempre sulla pelle dei cittadini gli errori della mala sanità qui in Campania. Purtroppo abbiamo una classe dirigente che oggi non decide più nulla in merito alla sanità. Regna l'anarchia generale e questo non è più possibile, soprattutto in un momento storico così difficile. Avete lanciato questa serie di iniziative sul territorio per coinvolgere insomma, i cittadini o coinvolgere le amministrazioni? Sicuramente noi siamo accanto delle amministrazioni lì dove vogliono garantire il livello di assistenza ai propri cittadini in materia sanitaria, ma noi come Partito Democratico oggi siamo qui a prendere una posizione chiara su un territorio quale quello provinciale di Salerno dove si consuma quotidianamente uno sciacallaggio, perché si impongono le scelte politiche a una scelta sanitaria corretta e adeguata per garantire un livello essenziale di assistenza al nostro territorio.